Oggi gittarella fino al Monte Cournet, sempre che come fisico ce la faccio. E come vedete la neve qua su questa a sud è già sciolta abbastanza. Comunque da San Damiano si arriva sopra l'abitato di Podio, si prosegue per la mulattiera che porta al Cournet. Poi vi racconto più avanti la storia, perché faccio questo sentiero e la storia della mulattiera. Come detto prima, percorro questa mulattiera che porta su al Monte Cournet. Non mi sto ancora a dilungare perché qua il paesaggio, cioè non c'è visuale, sono ancora nella pineta, ci sono solo tracce, penso di volpe, sì, volpe. Qualche capriolo e niente di più. E niente, nessuno viene a camminare qua, ma do la mia impressione dopo. Ecco, adesso da Molineri sono giunto qua. Ci sono solo tracce le mie e quelle di qualche animale. Sulla pista forestale che da Roi va verso Pagliero, non so bene dove porta. Io proseguo qua per la mulattiera. Questa mulattiera qua era stata abbandonata, penso negli anni 65-70, dopo che i miei zii, gli ultimi abitanti della borgata Podio, Molineri, che è andato a lavorare a Michelin, che è andato a lavorare a Torino alla Fiat, io con un mio amico l'ho riaperta negli anni 93-94, proprio per ripercorrere la vecchia mulattiera che percorreva mia mamma, mia nonna, i miei zii andavano a tagliare il fieno sul Monte Cournet, che dopo vi faccio vedere. Sta finendo la mulattiera e arriviamo sulle praterie ormai diventate boschine alla base del Cournet. Alla Crusetto, questi anni qua c'è stato un disboscamento e non so, qua adesso non si riesce a capire, la mulattiera è stata distrutta dalle ruspe, dai mezzi cingolati, era molto molto bella con delle lose, delle lastre laterali sono state distrutte. Ho già pubblicato più volte delle foto, dei video in estate, in autunno, in primavera. L'acqua parte giù, porta via di tutto e di più. La mania dei soldi, di fare soldi. Pare che il legname, il faggio, è stato venduto a delle ditte qua della zona, non si sa se per produrre del pellet o comunque tutto per la mania dei soldi. Comunque adesso, sperando che con gli anni la faggeta si ricostruisca e la mulattiera non si ricostruisce più. Non c'è più la traccia di nessun umano se non qualche capriolo e volpe. So che c'è un lupo stanziario, ne ho già viste le tracce, gli escrementi, molti accumuli. Quello scogli che vedete l'avevo messo io 4-5 anni fa per riuscire a più o meno indicare il percorso ai vari camminatori o amici dei cavalli che me lo richiedevano. Come vi dicevo, guardate qua che praterie, sono ancora solo la base, solo tracce di animali. Adesso proseguo su per il Cornet. La giornata oggi è fantastica. Dicevo, questa mulattiera, appunto l'avevo ripristinata proprio per tenere in vita un ricordo, mandare avanti la tradizione dei miei zii, mia mamma, i miei nonni. Venivano qua sopra al mattino alle 5,
con la falce, tagliavano, sfalciavano, e mia mamma più tardi, verso le 6:30, 7, appena faceva giorno, veniva qua a caricare il mulo. Mario è sempre stato contrario alla mia pioggia, perché comunque una volta usati per lavoro, comprati da commercianti, a volte maltrattati, rischiavi di prenderti il calcio o quant'altro. E ora almeno io pioggia la reputo un'amica, e andiamo in giro, ci divertiamo, nulla di forzato, anche se qualcuno dice, chiede se la mula è contenta di andare a 3.000. La mula è contenta di andare a 3.000, perché quando la vedo, come ho già detto più volte, nel paddock a casa o nel box, sembra impaziente di uscire, che, ma a me non mi fai uscire, ti faccio uscire, dai che partiamo. Ma sono sulla ormai chiamata strada dei cannoni, anche se per me è sempre la via militare. Cornet mi dà ancora mezz'ora, spero di metterci un pochino meno, il fiato sembra buono. Qua ci sono solo tracce di qualche ciaspolatore. E ecco voi laggiù la pianura, è passato qualcuno con gli sci anche, non male. Per il Cornet questa direzione nessuno. Dicevo, adesso qua non si nota ancora bene, quando sarò in punta ve lo farò vedere. Tutti che cercano la pace, la tranquillità, l'aria aperta. Poi di domenica la meta, dove sei andato? Costa Chigia. Ma perché Costa Chigia, che sembra di essere in un centro commerciale? Vieni qua sul Cornet, non trovi nessuno, pace e tranquillità, aria fresca, cielo azzurro. Pianura Dronerese, c'è un po' di foschia, lì sotto Sant'Anna di Roccabruna, il Roccerè, dove ci sono le famose coppelle. Qua comunque è stato abbastanza battagliato in questi giorni, oramai è un po' di giorni che non nevica, qualcuno con un cane. Qua a venire al Cornet tutti vanno a Sant'Anna di Roccabruna, partono su nella Pineta, Colle della Ciabra e poi super cresta arrivano al Cornet. Io me la faccio da San Damiano, è bellissima. Eccomi qua sul Cornet, neve abbastanza bruttina, ventata, ci sono dei cumuli, dei denti di 60-80 centimetri, un metro. Parlavo adesso con un ragazzo che tra l'altro poi ho scoperto che è un mio parente alla lontana, e sa che domenica era già qua, c'era il mondo, basta vedere dalle tracce. Penso che qua sopra, come ripeto, boh, non so se tutti si sono buttati a ciaspolare, è giusto che sia così, per carità, però dice che c'era il mondo. Eccola al viso, Birrone, Raschas, Nebin. Giù in valle c'è una leggera foschia. Ecco, vi faccio vedere qua, guardate i cumuli di neve. Di solito qua, quando c'è il vento così che fa quelle giornate, c'è l'erba fuori, invece adesso è tutto coperto ancora. Speriamo che le previsioni dei prossimi giorni siano giuste, che ci azzecchino. Nonostante il freddo,
una bastardaggine, fatto continuare. State, il sole stia tramontando, ne avrò ancora per una mezz'oretta. Comunque sono arrivato fino qua, conoscerà già le rocce, mi avvicino piano piano, eccoci qua, birrone. Sagnagliera, ci sono tutti. Sera a finire che dormo di nuovo da qualche parte, ma qua è pieno di biker. Il tramonto arrivo, pochi minuti e il sole sparisce. Ciao ragazzi, alla prossima. Inutile che parlo perché c'è il vento, batterie finite, sempre il cornetto. I colori del tramonto sulla pianura. Pinerolo, Cavour, Torino, Fossano, la pianura Dronerese, Caraglio, Cuneo. Che gioco di colori che fanno le nuvole con i riflessi del sole.